sono fatte delle politiche che hanno dimezzato a poco questi, il famoso FUS, e quindi hanno dimezzato proprio questi fondi e sono sparite a poco tante piccole produzioni che c'erano. Sono gli strumenti delle nuove tecnologie per fare cose a budget molto ridotto. Però tutto questo non riesce a mettere in moto tutto un settore, a rimettere in moto un settore che ha sofferto terribilmente della politica di tutti gli ultimi anni di tagli e finanziamenti. Ti dà la possibilità di capire cosa c'è dietro al film e alla realizzazione filmata di un'idea. Perché il prodotto che uno vede, la gente non sa tutto quello che c'è dietro e anche chi studia non riesce a rendersi conto, se non lo vive poi sul campo, esattamente di che cosa significhi creare tutto un progetto, mettere insieme una troupe e poi realizzare praticamente delle riprese. Ci siano molte scuole che soprattutto negli anni passati si sono rivolte al settore con l'intento di creare delle figure professionali più preparate e anche forse più simili, più adeguate anche a tutto il resto dell'Europa e del mondo. E in realtà sono poche quelle veramente valide, perché in Italia le cose funzionano sempre in maniera molto particolare. E ciò non toglie però il fatto che secondo me sia fondamentale poi l'esperienza proprio sul set o nella fase di preparazione, anche comunque in quello che è il progetto vero e proprio che si sta realizzando a livello pratico. Il problema della lingua in Italia è abbastanza presente, perché spesso gli immigrati sono più in grado di esprimersi in altre lingue e invece gli italiani no, perché gli italiani peccano di una buona conoscenza dell'inglese. Un immigrato per andare avanti possa essere un blocco se ha delle capacità buone, se fa vedere che ha una buona capacità in quel campo specifico. Invece nel campo della scenografia mi sento di dire che c'è un livello uguale di opportunità, ci sono le pari opportunità.